Vedete, nel primo tempo il Napoli ha praticamente il baricentro nella metà campo avversaria. Guarda, qu quanto è bello. Io sto godendo a fare sto video, non lo vorrei mai finire. Ah, signori, finalmente un buongiorno. Ma veramente, veramente. Ah, sì. Proprio stamattina mi sono svegliato col sorriso, ma proprio col sorriso stampato proprio in bocca, ragazzi. Stamattina mi sono rivisto la partita e mi ha già ricreata. Dopo mesi di agonia, finalmente un attimo di gioia, ragazzi. Benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Dario, detto il Darion. E sì, questo è il video delle pagelle. Sono riuscito a fare il video. Mi sono svegliato appositamente presto prima di partire per portarvi il video. Quindi, già da questa cosa voglio i like. Voglio i like perché lo faccio per voi e l'ho fatto anche per me. Perché, come ho detto prima, mi ha già ricreato. Quindi, lasciate il like, mi raccomando, così il video lo fate circolare. E poi iscrivetevi perché è totalmente gratis e dareste una grande mano a supportare, a far crescere questo progetto. Detto questo, ragazzi, partiamo subito e andiamo a analizzare Sassuolo Napoli. Allora, ragazzi, ovviamente partiamo con i numeri, l'analisi un po' dei numeri così su SofaScore. Partiamo dall'attacco momentum, ragazzi, e c'è poco da dire. Un dominio che, se non è totale, ci avviciniamo molto. Cioè, il Napoli ha dominato dal primo fino all'ultimo secondo di partita. Ogni tanto il Sassuolo ha messo la testolina fuori, però veramente un dominio quasi netto, quasi totale del Napoli. Andiamo adesso a vedere rapidamente le statistiche. Ragazzi, il Napoli crea 2.71 di XG ed è importante che il Napoli ne abbia fatti 6 perché vuol dire che si è concretizzato quello che si è creato, anzi hai anche fatto meglio di quello che avresti dovuto fare, perché comunque il Napoli fa 27 tiri di cui 9 in porta, 9 tiri in porta, 6 gol, 2 terzi di quello che hai creato lo hai concretizzato in gol, quindi a livello di conversione tiri gol molto bene ieri, si è alzata di molto la media rispetto alle ultime partite. Vabbè, Sassuolo fa un tiro in porta, 2 tiri in porta. Il secondo, onestamente, manco me lo ricordo, però uno è sicuramente quello di Racic, un tiro che manco Modric forse farebbe. 5 grandi occasioni, addirittura Napoli ne ha sprecata una, quindi sarebbe potuta finire pure 7-1 ieri. 4 contropiedi e uno di questi contropiedi è stato un gol e sicuramente parla del gol del 5-1, se non sbaglio, perché qua bisogna pure ricordarsi i gol. Parate 3. Per consigli, Meret soltanto una. E guardate, ragazzi, consigli ha comunque evitato 2.46 di gol, cioè vuol dire che ha comunque impedito al Napoli di fare due gol. Per farvi capire, quindi, ieri veramente l'esplosione, diciamo, dal punto di vista della produzione offensiva. Passaggi 288 per il Sassuolo, 718, e torniamo a una media buona di precisione passaggi, 92%. Palle lunghe, qua bene, 31 su 55, quindi poco più della metà. Sui cross, malissimo. Nei fatti 23, soltanto 2 sono andati a buon fine. Possesso perso importante perché il Napoli nelle ultime partite era, diciamo, sul 130-140, invece ieri siamo scesi sul 106, quindi c'è stato un miglioramento. Possiamo andare anche alla mappa dei tiri e io qui approfitto per analizzare velocemente i gol. Innanzitutto guardate quanti tiri ci sono stati e badate bene che comunque ci sono stati dei tiri anche da fuori area. Lasciamo stare che poi sono stati tiri bloccati, però si è tentato anche il tiro da fuori. Comunque, analizziamo ora i gol fatti. Cominciamo dal primo, se lo trovo. Dovrebbe essere questo qua dietro, Rachmani. XG 0.24. Ok, allora, ragazzi, il gol di Rachmani, il gol dell'1-1, secondo me, è il gol più bello. Ed è, secondo me, anche il gol, un caposaldo del calzonismo. Mettiamola così. Cioè, ieri si sono visti i primi segnali del calzonismo perché praticamente, ragazzi, allora, innanzitutto il gol dell'1-1 è un gol che nasce tutto dalla catena di destra. Che succede? Rachmani serve questo pallone sulla fascia per Di Lorenzo e voglio farvi notare la posizione di Rachmani. Cioè, ragazzi, se voi contate i giocatori, no? Abbiamo la bellezza di 8 giocatori che
che stanno, diciamo, supportando la manovra offensiva. Poi tutto a sinistra, fuori inquadratura, c'è Kvara, quindi sono 9 giocatori di movimento su 10 nella tre quarti avversaria. Dietro c'è soltanto Ostigard, quindi innanzitutto c'è da dire che comunque hai dimostrato molto coraggio, perché attaccare i 9 ti porta dei rischi se non fai le cose fatte bene. Comunque, Rachmani sulla destra, serve questo pallone per Di Lorenzo. E la cosa bella qual è? Che allora, in contemporanea bisogna dire che Politano, vedete che fa un movimento opposto a quello di Anghissà, perché Anghissà si butta dentro l'area. In contemporanea Politano fa il movimento opposto e si porta con sé il 42 e anche il 43, quindi libera il corridoio, diciamo, per Anghissà. Rachmani dà il pallone a Di Lorenzo, poi Di Lorenzo la passa a Anghissà, che nel frattempo è arrivato sul fondo. In contemporanea, ragazzi, Rachmani segue Anghissà, quindi anche lui attacca l'area di rigore. Palla per Anghissà, tacco all'indietro, scarico con un tacco per Rachmani, che praticamente tutto solo, perché Anghissà nel mentre col suo movimento si è portato via anche il difensore, quello con la 13, e quindi il gol dell'1-1. Praticamente, ragazzi, il gol dell'1-1 è un manifesto bellissimo di calcio puro. Si vedono proprio chiaramente che questa azione è stata studiata, cioè è un'azione che è studiata, che si è fatta in allenamento e non è un'azione lasciata al caso. Si vede proprio palese che è così. Tra l'altro, ragazzi, voglio farvi notare una cosa, voglio farvi notare l'incipit del gol dell'1-1, perché come potete vedere, Anghissà si trovava sul lato sinistro del campo. Era una cosa che si vedeva anche con Spalletti, se vi ricordate in passato ne abbiamo anche parlato, cioè che la mezzala del lato debole si andava, diciamo, andava sul lato forte, quindi Anghissà dalla destra si sposta verso la sinistra per dare una mano ulteriore. Giro palla, a una certa Anghissà va sulla destra e poi parte l'azione per il gol dell'1-1. Quindi per me questo è stato il gol migliore della serata. Per quanto riguarda invece il gol del 2-1, mo qua bisogna andarlo a cercare. Allora, dovrebbe, ecco qua, questo qua di Osimhen, 0.10, quindi vuol dire che era un gol molto molto complicato da concretizzare. Nel gol del 2-1 voglio farvi vedere una cosa. Allora, anche qui, gol che nasce dalla catena di destra. Tutto a destra, vedete, l'ultimo giocatore è Rachmani e da lì parte l'azione per il 2-1. Palla sulla fascia per Di Lorenzo, poi Di Lorenzo servirà in verticale Politano, che nel mentre si inserisce nel mezzo spazio, il famoso mezzo spazio. Come potete vedere, anche Kvara dall'altra parte si sta inserendo nel mezzo spazio. E poi, diciamo, Politano servito da Di Lorenzo, passaggio all'indietro, scarica per Osimhen, che facile facile la butta dentro. Questo è il gol del 2-1. Voglio però farvi notare un'altra cosa che secondo me è importante. Guardate le mezzali. Anghissà e Traoré si trovano praticamente in verticale rispetto agli esterni. Cioè, Traoré si trova perfettamente dietro a Kvara. Anghissà lo stesso. È come se i centrocampisti si trovassero in verticale rispetto al loro riferimento che hanno davanti. Una disposizione, comunque, un modo di attaccare bello ordinato, funzionale anche, ecco, quindi questo è il 2-1. Abbiamo poi il gol del 3-1, che è questo sempre quello di Osimhen, qua un XG più alto, 0.41. Il gol del 3-1, ragazzi, è praticamente la definizione della riaggressione alta. Perché? Perché il Napoli perde palla, subito va a fare una riaggressione alta sul portatore di palla, in questo caso Matheus Henrique. Ed è una riaggressione alta che si sviluppa, diciamo, in due fasi. C'è una prima fase dove Traoré e Lobotka vanno a pressare insieme a Kvara Matheus Henrique. Subito dopo, vedete, Lobotka torna indietro, diciamo, torna nella sua posizione originale anche per evitare magari un contropiede. Kvara continua la regressione e viene aiutato anche da Osimhen. Questa regressione alta porta, induce Matheus Henrique a fare questo passaggio abbastanza leggero, ecco. Fa un passaggio che praticamente diventa un assist per Politano. Politano capisce in anticipo cosa sta succedendo e quindi intercetta la linea di passaggio. Passaggio poi elementare a Osimhen, che fa poi anche lo scavetto. Quindi questo è il gol. Il 3-1 nasce dalla riaggressione alta subito dopo aver perso palla. Poi, ragazzi, il gol del 4-1, 0.68 di XG, direi che possiamo anche non analizzarlo perché penso che ci sia poco. Cioè,
il 4-1 è un regalo di 3 soldi. Però voglio sottolineare una cosa, bravo qui Kvara che non, diciamo, non si fa ingolosire dall'occasione, vede Osimhen che è totalmente libero e gli fa l'assist, quindi qua è stato molto altruista, qua si è rivisto il noi al posto dell'io. Poi il gol del 5-1, anche qui un altro gol che nasce da un'aggressione alta, perché il Sassuolo qui è in possesso del pallone e Lobotka va ad aggredire alto Rašić e gli ruba il pallone. Qua diciamo che forse Lobotka se l'è anche un po' mezzo rischiato, perché poteva esserci anche un fischio dell'arbitro per farlo. Comunque recupera palla, Osimhen poi fa questa verticalizzazione tramite un lancio lungo per Kvara che intanto era partito in contropiede. Poi ragazzi, praterie veramente sterminate per Kvara, che quando ha tanto spazio e quando deve soltanto affrontare due avversari fa quello che vuole e fa un gol bellissimo. Quindi anche il 5-1 nasce da un'aggressione alta. Il 6-1 poi, vabbè, è un gol che nasce da calcio d'angolo. Innanzitutto XG 0.11, quindi anche abbastanza basso. Un difensore del Sassuolo butta via questa palla che va a finire sul piede di Kvara, che col destro tira di prima. C'è, se non sbaglio, Torsvet che intercetta questa palla, però per sua sfortuna torna sui piedi di Kvara e stavolta col sinistro la scaraventa in rete. Quindi gol, tiro di destro deviato, torna indietro la palla, tiro di sinistro, gol. Proprio a dire, fai quel che vuoi, col destro, col sinistro, segna come vuoi, ecco. Quindi questo, ragazzi, è stata l'analisi dei 6 gol fatti ieri sera. Andiamo a vedere adesso velocemente le posizioni medie. Osimhen, il giocatore più avanzato. Diciamo che Osimhen in questa partita è stato più che altro il finalizzatore. Nel gergo di chi gioca a Football Manager mi capirà, Osimhen ieri ha fatto l'uomo d'area, cioè quel giocatore che ti sta lì davanti, che deve essere soltanto servito e che deve buttare dentro la palla. Stop, questo ha fatto ieri e l'ha fatto magistralmente. Qui diciamo che sulla destra la posizione di Politano è un po' ibrida, perché lui comunque sta molto, vedete, sulla fascia, fa molta ampiezza, però poi si butta anche nel mezzo spazio. I due terzini danno l'ampiezza, ma lui sulla sinistra, Di Lorenzo sulla destra. Voglio farvi vedere giusto velocemente il file della Serie A, della Lega Serie A, che è questo qui. E vedete comunque che, allora, andiamo nella fase di possesso. Ecco qua, nella fase di possesso vedete comunque che il Napoli si allarga parecchio. Qua invece vediamo per esempio che è il terzino che sta verticale rispetto all'esterno. Lo vediamo specialmente con Di Lorenzo e Politano. Mentre dall'altra parte diciamo che è una sorta di ibrido. Kvara si trova esattamente tra la mezzala e il terzino, invece Lobotka sta proprio in verticale su Osimhen. E un'altra cosa che voglio far vedere è la fase difensiva, quindi nella fase di non possesso. Ah, cosa importante che non ho detto: abbiamo soltanto due giocatori dietro la linea del centrocampo e sono i due difensori centrali. Nella fase di non possesso restiamo comunque alti, bei reparti stretti, corti, compatti. È un 4-5-1 ovviamente, però la cosa importante è che il Napoli ieri è stato alto e in contemporanea compatto. Aggiungiamoci poi l'aggressione alta e la frittata, ecco, per l'avversario è fatta. Voglio far vedere rapidamente il baricentro. Vedete, nel primo tempo il Napoli ha praticamente il baricentro nella metà campo avversaria. Guarda, io sto godendo a fare sto video, non lo vorrei mai finire. Baricentro nella metà campo avversaria. Guardate l'altezza specialmente, cioè 60 metri lontano dalla porta tua. E poi un baricentro anche abbastanza stretto, 36 metri. La cosa importante, ragazzi, è che il Napoli ha avuto praticamente il baricentro nella metà campo avversario. Ha dominato l'avversario per tutto la partita, specialmente nel primo tempo. C'è stato un dominio, un'aggressione della metà campo avversaria praticamente quasi umiliante per l'avversario. Vediamo rapidamente adesso le statistiche singole, andiamo a vedere i passaggi. Il giocatore che effettua più tocchi è Østigard, 117, subito dopo Di Lorenzo, con Calzona. Di Lorenzo è tornato a essere, diciamo, il terzino da cui nascono le azioni del Napoli. Anguissa, 91, poi abbiamo Rachmani, quindi la catena di destra, vedete Rachmani, Anguissa, Di Lorenzo. Vedete Osimhen, ragazzi, 15 tocchi, quindi ha fatto
veramente l'uomo d'area, giocatore che devi soltanto servirgli per farlo segnare. Per quanto riguarda la precisione dei passaggi, ragazzi, Østigard bene dal punto di vista della percentuale 93%, subito dopo Rachmani, Anghis sta molto bene, 70 su 74, quasi tutti fatti bene, Lobotka torna sulla sua media standard, bene Di Lorenzo, bene Mario Rui, ragazzi, Traoré 100%, 43 passaggi fatti bene su 43, non ne ha sbagliato uno, benissimo anche Kvara. Politano bene, il margine di errore nei passaggi ieri è stato molto molto basso. Voglio far vedere poi un'altra cosa. Nei contrasti, uno contro uno riusciti, chi è primo? Anghissà. Contrasti a terra vinti, chi è primo? Anghissà. Questo è l'Anghissà che io ricordo. Ed è questo l'Anghissà che vorrei vedere da questo momento in poi, fino all'ultima partita, in modo costante. Perché Anghissà, se fa questo tutte le partite, il Napoli va a gonfie vele, perché c'è comunque da dire che questo gioco favorisce molto Anghissà, però voglio vederlo adesso in modo costante, questi numeri, questi dati di Anghissà li voglio vedere costantemente fino all'ultima giornata. Detto questo, andiamo adesso a fare rapidamente le pagelle. Allora, io con le pagelle non sono stato molto, diciamo, largo coi voti. Voglio enfatizzare una cosa che ho detto ieri nel post partita. Noi abbiamo vinto 6-1, abbiamo fatto una grandissima partita, ragazzi. C'è comunque da dire che abbiamo giocato contro il Sassuolo, un Sassuolo che in questo momento, forse dal punto di vista mentale, è insieme alla Salernitana la squadra messa peggio. Ieri qualcuno nei commenti giustamente mi ha detto: sì, ma anche contro avversari come la Salernitana, come contro il Verona, abbiamo faticato, contro il Cagliari abbiamo faticato, e sono d'accordissimo, però già per esempio il Verona e il Cagliari, mentalmente parlando, sono applicate e sono ancora ben, diciamo, presenti a se stesse in stagione. Il Sassuolo, io le vedo veramente con un piede in Serie B. Onestamente, la tenuta mentale del Verona e del Cagliari sono decisamente migliori, secondo me, del Sassuolo visto ieri. Quindi, per questo dico che non esaltiamoci ancora troppo, perché il banco di prova importantissimo è domenica. Però è indubbio che dei passi enormi in avanti si sono fatti, ragazzi. Cioè, da Cagliari a Sassuolo, da così a così, stravolto in maniera positivissima il Napoli nel giro di 48 ore. Però aspettiamo domenica per trarre le conclusioni, quelle diciamo definitive, mettiamola così. Comunque, Meret 6, sul gol preso ho rivisto l'azione e secondo me Meret non ha colpe, perché come ho detto ieri il gol nasce praticamente da una tentata costruzione dal basso un po' maldestra, e lì diciamo che l'errore principale lo fa Østigard, perché Østigard passa questo pallone a Meret all'ultimo secondo. C'è la pressione del Sassuolo dietro pericolosissima, quindi Meret lì non può far altro che scaraventare la rimessa laterale perché è obbligato. Però l'errore principale lo fa Østigard sul gol preso, ragà. È un gol quello che forse solo Modric farebbe. È il classico tiro che Rašić farà una sola volta in vita sua, poi non lo farà mai più. Gol imparabile. Quindi sulla rimessa laterale che genera il gol, per me Meret non ha colpe. Poi per il resto, ragà, il Sassuolo non tira in porta, quindi potrei mettere anche un senza voto per Meret, perché non ha fatto niente ieri sera. Mario Rui 6. Il Napoli ha attaccato principalmente sulla fascia destra. Di Mario Rui ricordo soltanto il cross nel primo tempo, dove Kvara gli fa il tacco. E poi c'è questo cross di Mario Rui per Osimhen sul secondo palo, dove c'è la chiusura quasi miracolosa di Ferrari. Ecco, soltanto questo mi ricordo di Mario Rui. Quindi gli do il 6. Østigard 6 sarebbe stato un 6,5, però quell'errore che fa, che porta poi al gol del Sassuolo, gli fa perdere mezzo punto. Diciamo che in difesa i voti sono più relativi alla fase offensiva che non a quella difensiva, perché onestamente, cioè, lo ripeto, il Sassuolo non ha fatto praticamente quasi niente. Rachmani 7, perché il gol dell'1-1 è suo. Poi Di Lorenzo anche lui 7. Si è rivisto, diciamo, dal punto di vista offensivo, Di Lorenzo è tornato a fare cose molto molto importanti. I primi due gol praticamente nascono dai suoi piedi. Però in fase difensiva malino ieri, perché comunque quelle poche volte che il Sassuolo attaccava, Di Lorenzo ha fatto anche un paio di falli dove forse meritava il cartellino giallo. Quindi dal punto di vista difensivo ieri sera qualcosina da rivedere, però in fase offensiva veramente è tornato a essere Di Lorenzo
quello dei bei tempi andati. Lobotka 7, ragazzi, Lobotka, in un gioco del genere Lobotka ci va a nozze. È lui che, diciamo, innesca il gol del 5-1, perché fa la riaggressione alta su Rašić, e poi in aiuto anche con Traoré, Osimhen e Kvara innesca la regressione che porta poi al 3-1, quindi due gol arrivano anche grazie al suo contributo, poi per il resto la sua solita partita, e come abbiamo visto prima dal punto di vista dei passaggi è tornato sui suoi livelli, 91% di precisione. Traoré 7, Traoré mi è piaciuto tantissimo ragazzi, si è mosso molto bene, verticalizzava parecchio, è la mezzala che è fondamentale se vogliamo giocare con il 4-3. Da questo momento in poi mi aspetto tanto spazio per Traoré, perché comunque dal punto di vista della condizione sta migliorando, ha fatto anche un tiro al volo niente male, peccato soltanto che non è riuscito a fare gol, dà anche tanta mano in fase difensiva. Anguissa ragazzi 7,5, e lo ripeto, questo è l'Anguissa che io ricordo ed è questo l'Anguissa che vorrei vedere da qui fino a fine stagione in maniera costante, perché come ho detto ieri, Anguissa purtroppo c'ha questa pecca della discontinuità, però dal punto di vista tecnico, cioè lui è un giocatore indispensabile per questo Napoli se si gioca in un certo modo, cioè come si è giocato ieri. Adesso da parte sua voglio vedere continuità, costanza. Davanti Politano 7,5, fa due assist, questo movimento che fa ad attaccare l'half space importantissimo. E poi ragazzi i due fenomeni, Kvara 8, ma si prende giusto il mezzo voto in meno perché Osimhen ha fatto la tripletta, perché comunque cioè, Osimhen gli devi dare il migliore in campo perché ha fatto tripletta, si prende l'8,5, ha fatto la punta finalizzatrice e non la punta di manovra e l'ha fatta benissimo, se non sbaglio ha fatto 3 tiri in porta, quindi 100% di conversione tiri gol. Poi veramente li ha bullizzati a Ferrare 3 soldi, cioè quando c'era sta palla che si buttava in avanti per Osimhen, veramente ha fatto veramente il cazzo che voleva ieri, cioè perdonatemi l'eufemismo, ma c'è l'ho detto proprio con una soddisfazione nell'anima che voi non avete idea. Kvara 8, quando c'hai un gioco del genere certi giocatori vengono valorizzati e vengono messi nelle migliori condizioni di fare bene. 2 gol e un assist. Vi leggo i dati perché c'è 3 tiri in porta, 1 fuori, 5 bloccati, quindi in totale ha fatto 9 tiri. Passaggi chiave 5, 4 palle lunghe su 5 fatte bene, 2 grandi opportunità create. Sui dribbling, diciamo che il dribbling ultimamente il cavallo ha perso un po' di vista, perché anche ieri 4 dribbling tentati però ne ha fatti bene 0. Bene anche sui contrasti, ne vince 3 su 7, si è preso un fallo. La solita partita di Kvara, però la differenza qual è? È che adesso è tornato quel gioco ed è soprattutto tornato quel sostegno che aveva Kvara l'anno scorso. Per la panchina ragazzi do in generale un senza voto perché entrano tutti a partita praticamente finita, do giusto il 6 a Raspadori perché secondo me è entrato veramente bene, fa comunque un tiro in porta, crea 3 potenziali assist, qualcosina dal punto di vista offensivo, comunque con un risultato ampiamente in cassaforte è riuscito a fare qualcosa, quindi il 6 lo do. Calzona 8-. Allora cominciamo con le cose importanti. Allora l'8 se lo prende perché come ho detto prima si vede la sua mano. Era soltanto questione di tempo ragazzi, perché Calzona, come vi dissi nel video quando fu annunciato, per me è l'uomo giusto per questo Napoli, perché ha una filosofia, ha una mentalità che ricorda molto Spalletti e il Sarri, anche lui dei bei tempi andati, perché il Sarri che c'è oggi è lontano parente da quello che c'era a Napoli. Ha rianimato la squadra dal punto di vista tattico e, cosa importante, li sta rianimando anche dal punto di vista mentale, perché come vi dico sempre ragazzi, per me nel calcio la testa conta più dei piedi, se la testa funziona automaticamente i piedi vanno da soli e ieri si è visto, quindi veramente dal punto di vista mentale c'è stato un capovolgimento rispetto a Cagliari, perché col Cagliari ce la ricordiamo, cioè io non rinego niente di quello che ho detto col Cagliari, perché io quello ho visto. Ieri sera ho visto totalmente l'opposto di quello che ho visto a Cagliari e quindi benissimo sotto questo punto di vista. Qualche cosa sulla conferenza post partita di Calzona, vi dico giusto qualcosa. Io credo che giocando bene è più facile raggiungere gli obiettivi, queste sono parole di Calzona. Questa squadra
il giocare propositivo ce l'ha nell'anima e lo ha dimostrato l'anno scorso. Questa frase bellissima. Abbiamo migliorato la qualità degli allenamenti di giorno in giorno e questo diciamo che si è visto benissimo. Questo importante che vi ho detto anche io ieri sera nel post partita. Sono felicissimo perché dopo il vantaggio del Sassuolo potevamo soccombere e non è successo. E questo secondo me è la cosa più bella che si è vista ieri, perché l'abbiamo visto nelle ultime partite. Il Napoli quando prendeva gol si scioglieva. Invece ieri il gol preso è stato come una sorta di motivazione in più per il Napoli, ed è questa secondo me la chiave più importante della partita di ieri sera. Riguardo la rimonta, quindi l'obiettivo Champions, Calzona ci ripete che ci crede, finché la matematica non ci condanna dobbiamo crederci, e questo lo sapevamo benissimo. Io penso che a questo punto, ragazzi, il Napoli punterà ad arrivare al quinto posto e si spera che il quinto posto possa valere per la Champions, però sulla classifica ci andiamo dopo. Riguardo Kvara, Osimhen, a questi giocatori non rinuncerò mai, fanno la differenza, magari posso anche decidere di cambiarli per avere intensità più alta, quindi ci ha un po' spiegato i cambi soprattutto di Kvara in queste ultime partite, ma è chiaro che averli è importantissimo e su questo non abbiamo niente da dire. Poi sul pubblico, alla riunione tecnica di oggi ho detto alla squadra che lo stadio sarebbe stato colorato di azzurro e noi avevamo un debito coi tifosi. Io quando ho letto questa frase ho pensato a tutti quei giornali che in questi ultimi giorni dicevano che Calzona non è bravo con le parole, Calzona ha capito che bisogna parlare poco e lavorare tanto perché dal punto di vista motivazionale non è bravissimo. Diciamo che questa frase sul pubblico ha ampiamente sbugiardato questi giornali. Lavoro tattico, abbiamo lavorato sulle due fasi, offensiva e difensiva. Ho chiesto di non avere fretta e di avere ordine. E l'ordine io l'ho visto benissimo anche ieri e anche la pazienza si è vista. La fase difensiva va fatta di organizzazione e non di fantasia, capito caro Garcia? Poco tempo per lavorare su questo, però i miglioramenti si stanno vedendo. Abbiamo lavorato anche sulla fase offensiva, ma lì abbiamo tanta qualità e voglio che ci mettano del loro. Non voglio ingabbiare i giocatori, do soltanto indicazioni. Quindi Calzona ci ha fatto capire che nella fase offensiva lui dà soltanto, diciamo, l'input, però poi lascia molta libertà ai giocatori nella fase offensiva, mentre nella fase difensiva bisogna lavorarla, perché non si fa da così. Da un giorno all'altro diventiamo la miglior difesa del mondo e arriva Garcia e diventiamo un colabrodo. Va lavorata questa fase difensiva, va lavorata, non è che si fa da sola, ecco, capito? Poi si aspettava questo Sassuolo dopo l'1-2 e Garcia. Dopo l'1-2 per il Sassuolo non è stato facile giocare contro una squadra come la nostra. Gli abbiamo complicato un po' di più la vita noi a Sassuolo. Raspadori a destra, di nuovo questa domanda su Raspadori a destra. Col Barcellona mi ha sorpreso la sua risposta. Gli chiesi dove preferisse giocare e mi rispose che avrebbe giocato ovunque. Questa cosa diciamo che la sapevamo già perché un po' tutti quanti ci hanno detto questa cosa. Cioè Raspadori è uno che si mette sempre a disposizione, che pur di giocare giocherebbe anche in porta secondo me. E poi ragazzi, la cosa più importante secondo me, qui non gli è stata fatta la domanda ma prende lui la parola e parla di Juan Jesus. Sono molto dispiaciuto perché c'è stato un linciaggio mediatico verso Juan Jesus. Ci siamo dimenticati velocemente che col Barcellona ha fatto una partita maiuscola. E io direi anche le partite prima, perché specialmente in Supercoppa, se vi ricordate, contro la Fiorentina fece un partitone Juan Jesus. A Cagliari sul gol subito ci sono stati 5 errori prima di lui. Qua bravo Calzona, perché in contemporanea difende Juan Jesus però fa anche autocritica. 5 errori non lo so, però sicuramente Simeone che non presta Dossena, che poi fa il lancio lungo, il calcio d'angolo che è stato tirato una schifezza e che quindi poi ha portato a Dossena, quindi ci sono stati tanti errori prima di quello di Juan Jesus, e se questi errori non ci sarebbero stati automaticamente non ci sarebbe stato quello di Juan Jesus. È un ragazzo solare e questo è importante in uno spogliatoio. Quando io vi dico che Juan Jesus è fondamentale perché è un leader, carisma e poi personalità positiva, per questo Juan Jesus è fondamentale. Mi è piaciuta tantissimo la conferenza stampa di Calzona. Però perché l'8 meno? Perché quel meno? Perché ragazzi,
Io qui mo mi sicuro mi direte, ma tu vuoi cercare il pelo nell'uovo? Sì, lo voglio cercare perché io le tempistiche dei cambi non le ho capite. Cioè, tu fai il 5 a 1 al cinquantesimo. Sul 5 a 1, con mezz'ora da giocare, io la botka lo tolgo subito. E questa è una cosa che criticai anche a Spalletti in Ajax Napoli 6 a 1. Lo botka e Di Lorenzo, no, sono i due giocatori che negli ultimi anni non hanno mai riposato. E quando tu stai sul 5 a 1, no? Hai una mezz'ora ancora da giocare. Ma perché non lo togli subito? Non li togli subito e gli fai fare una mezz'ora di riposo a tutti e due? Io questo non capisco. E anche l'anno scorso con Spalletti in Ajax Napoli fu la stessa cosa, che tolse tipo Di Lorenzo gli ultimi 5 minuti quando il 6 a 1 era arrivato mezz'ora prima. Io questa cosa non ho mai capito. Posso capire stai sul 3 a 1 e la partita si può riaprire da un momento all'altro, ok, ma sul 5 a 1 perché lo botka me lo togli all'ottantesimo? Io questo non capisco, ok? Quindi l'8 meno è perché la tempistica dei cambi secondo me è stata sbagliata perché sul 5 a 1 poi sbaglierò, però io se ho una mezz'ora da giocare e sto sul 5 a 1 gli uomini fondamentali li tolgo e li faccio riposare, io così la penso. Quindi ragazzi, questo è tutto. È uscito un video ben lunghetto, vedo, 42 minuti. Vediamo quanto uscirà alla fine. Se siete arrivati fino alla fine, ragazzi, emoji degli applausi, perché il Napoli visto ieri merita soltanto applausi. Ah, la classifica, mi sono scordato. Vediamo rapidamente la classifica. Adesso faccio un'altra volta il cambio. Allora, ragazzi, la classifica. In questo momento, ragazzi, noi siamo ottavi, 40 punti, pari con la Lazio. Innanzitutto, notizia importantissima, ci siamo salvati, perché 40 punti, salvezza matematica. Ora, parlando di cose più serie, abbiamo 6 punti sull'Atalanta, 4 dalla Roma, che è sesta, 1 punto dalla Fiorentina. Quindi la Conference League è lì a un passo. L'Europa League è a 4 punti, quindi ancora fattibile. Il quinto posto è lontano 6 punti. Ora, ragazzi, come vi dissi prima di Cagliari, bisogna fare i filotti adesso. Cioè, in queste 4 partite prima del Barcellona vanno fatti 10 punti. Adesso stai a 4. Diciamo che io mi ero giocato il pareggio con la Juve, però il pareggio è arrivato contro il Cagliari. Comunque, siamo in media, siamo in linea per fare 10 punti. E in contemporanea, comunque, stiamo vedendo che l'Atalanta ha pareggiato col Milan e ha perso con l'Inter. Poi nelle prossime due, se non sbaglio, c'è Bologna e Fiorentina, quindi ci sono due scontri diretti importantissimi. Quindi in queste prossime due partite, ragazzi, il Napoli deve vincere. Non ci sono scuse, devi vincere. Devi vincere anche con la Juve, devi vincere col Torino. Però vi ripeto, ragazzi, siamo praticamente in corsa con altre quattro squadre, perché io ci metto comunque la Lazio ancora. Dobbiamo vincere il più possibile e in contemporanea quelle sopra devono crollare e ne abbiamo tre davanti, non una. Però la Fiorentina sta ogni tanto, vedete, fa quella partita dove diciamo, fa il passo falso. L'Atalanta sono due partite che sta perdendo punti. Quindi siamo sulla buona strada. Però vi ripeto, vittoria con Juventus e Torino. E in contemporanea le altre devono crollare. Aspettiamo anche la partita col Torino e poi trarremo conclusioni. Diciamo che in generale, come ho detto anche all'inizio, dopo la partita di ieri, l'ottimismo è tornato nelle mie vene, però voglio aspettare la Juventus domenica. Ecco, quindi detto questo, ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis e mi aiutate a crescere, siete importantissimi sotto questo punto di vista, quindi iscrivetevi e poi attivate anche la campanella. Noi ci vediamo alla prossima, ragazzi, sempre e comunque Forza Napoli, quello sempre, però da questo momento in poi possiamo divertirci, ecco, i presupposti sono interessanti.